questo, diciamo, sarebbe un po' il mio cortile d'allenamento. Come vedete, non uso l'Alfa perché questa è un'auto molto migliore dell'Alfa. Non c'è neanche da paragonare. Va dappertutto, è molto stabile. Però sto qua cercando una via d'uscita, dov'è? Vediamo dove può essere un'uscita qua. Qua no. Vediamo se la trovo qua l'uscita. Forse qua è l'uscita, vediamo. Forse sì. No, vediamo. Non trovare l'uscita, non sono capace di trovare l'uscita. Questa è qua. L'uscita, eccola qua. Ma questo piazzale d'allenamento, io devo uscire da qui. Da dove si esce? Di trovare la via d'uscita. Comunque è un'auto anche resistente, perché vedo che finora resiste, perché se adesso io vado contro proprio un paletto, diciamo, vedrete che l'auto si rigenera automaticamente, perché non nelle corse, in questo caso qua. Allora vediamo, andiamo a tutta velocità contro. Vediamo. Vedete, l'auto si è autoregenerata, perché a questo urto non sarebbe. Ilà, che belle ventole però dietro, altro che Alfa e la Madonna, mi parlano di tanto dell'Alfa, una macchinetta così, altro che, guardate che roba, ragazzi. Certo, abbiamo la potenza proprio allo stato puro. Quest'auto qua certo non va in aquaplaning. Vediamo su la... Thank you.
guardiamo un po' l'interno di quest'auto, a differenza dell'Alfa, vediamo che interni classici. Auto tra le medie, un Dirtorelli 4. Oddio, scusa, mi sta scoppiando quell'auto. Ah no, è proprio il rumore della marmitta, è eccezionale. Sentite? Stop, troverò l'uscita alla prossima puntata. Ciao. Ah, era il colon che faceva baccano. La troverò alla prossima puntata. Salve a tutti!